provato per 10 giorni due riff in particolare sullo stile di Les Claypool per andare a cercare di capire come funziona bene la sua tecnica. Andiamo a vedere i due esercizi. Allora, nel primo il movimento è fatto da 4 sedicesimi, quindi abbiamo 4 suoni, tutti ghost, in cui nel primo vado a colpire con il pollice. Vado a fare una ghost. Nel secondo vado a fare un'altra ghost, ma fatta con la mano sinistra con un hammer. Attenzione a non fare schiacciare troppo, sennò altrimenti esce il suono. Quindi 1, 2, il 3 è uno strappato plac sulla corda sol, sempre in ghost. 1, 2, 3 e il 4 e di nuovo un hammer con la mano sinistra. Io devo pensare che di base il mio movimento è fatto dalle due note ghost fatte pollice e strappato, quindi questo. In pratica questo deve essere un unico movimento in cui vado giù, colpisco e poi torno su con lo stesso movimento, quindi non devono essere due movimenti diversi. Vado a intervallare il secondo e il quarto sedicesimo con questi hammer che sono difficili da gestire in quanto dobbiamo gestire la mano destra in un modo e la sinistra in un altro, quindi per la coordinazione sono difficili. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi lui la ghost ogni battuta col pollice va a cambiarla, corda di La e corda di Mi. Ok, questo deve essere con la mano sinistra una sorta di risposta. La cosa più difficile, secondo me, è nello strappato andare a far suonare bene la ghost e non leggermente la nota o comunque sporcarla. Questa è la parte più difficile perché comunque ci va molta sensibilità con il dito sinistro. In alcuni video vedrai anche che la ghost prova a farlo con 4 dita, che funziona bene per strappare per la pulizia, però poi mi chiuderebbe la strada in caso volessi mettere una nota suonata. Ad esempio, qua vado. Quindi è meglio comunque svilupparla poi, secondo me, su 3 dita. Infatti, se guardi nel video come lo suona Les Claypool, vedi proprio le 3 dita mentre l'indice sta fermo a stoppare. Da qui ci ho sviluppato degli esercizi in cui tiravo giù dei riff miei per poter inserire la tecnica. Tipo questo. Cosa vado a fare? Il sol, qua lavoro sempre con l'ottava colpito pollice e strappato. Qua inverto sul do acuto, do basso, poi sul re vado a inserire 2 quarti con i sedicesimi costruiti sullo stile di Les Claypool. Vado a fare il mi, ritorno a do e poi mi manca ancora 2 quarti in cui vado anche qua a mettere le mie quartine. Sol, do, mi. Attenzione, sul re bisogna stare molto molto leggeri. Il secondo invece vado a inserirlo 3 volte, quindi io il la. Quindi il primo quarto è fatto da 2 ottavi, pollice strappato in La, poi per riempire i 3 quarti, successivi vado a mettere 1, 2, 3. E poi vado in Do e faccio la stessa cosa. 1, 2, 3, 4. Qua ho diverse scelte per le ghost quando sono in La.
perché andando a colpire col pollice sulla corda 4 di La, di Mi, scusa, qua posso scegliere se stare con le ghost internamente oppure mantenere comunque le ghost sulle corda di La e di Sol. Mi sposto e poi vado sul Do. Oppure interne. Secondo me il consiglio che posso darti è provale tutte e due, cerca di suonarle bene in tutte e due, poi sceglierai quella che ti piace di più. Invece il secondo incastro ritmico che usa le Scrapple è costruito sulle sestine ed è sempre fatto tutto da ghost note. Nella sestina, anziché contare 4, devo contare 6, io le suddivido in due gruppi da 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da cosa è costruito? Allora, pollice sulla corda di La, quindi ghost. Poi il mio solito hammer sul 2, 1, 2 e di nuovo il 3, di nuovo un pollice, quindi i primi 3 ok, i secondi 3 invece sono fatti da strappato, hammer e di nuovo pollice, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da qui poi cerchi di meccanizzare il movimento. 1, 2, 3. Attenzione anche qua, ogni tanto sento che mi parte un armonico perché non schiaccio bene. Cioè perché non riesco a gestire bene la forza per far uscire bene la ghost, ma che non faccia uscire l'hammer. Questa secondo me è sempre la parte più difficile, quello dello strappato, anche se adesso lo sento anche col pollice perché qua non premo bene. Ok, adesso è pulito. Un, due, tre. Io conto sempre questo. Un, due, tre. Bene, queste tecniche le ho sviluppate, quindi prendendo più o meno dedicandoci 20 minuti al giorno, in cui nell'ultimo minuto registravo quello che è condensato di quello che provo nei 20 minuti, e ho provato per farlo per 10 giorni, adesso probabilmente andrò ancora avanti per cercare di pulire maggiormente il suono e magari portarlo anche un po' più su di velocità. Bene, spero che questo video ti sia stato utile da stimolo per suonare qualcosa sul basso e ci vediamo al prossimo video.